E siamo a Bratislava. In realtà siamo arrivati più o meno da un'oretta, al tempo di darci una sistemata. Abbiamo deciso di fare questo giro. Sono le 7 di sera, brilla il sole ha brillato su di me tutto il giorno, penso che si veda. Stamattina alla fine siamo voluti andare a fare un giro allo zoo di Boinice perché, dai, era bello, volevamo vederci lo zoo. Quindi adesso faremo un po' un giro per la città. E domani mattina invece andremo a fare un free walking tour, così vedremo un po', diciamo, gli highlights spiegati da qualcuno. Visto che era vicino al nostro ostello, ho voluto portare subito Fabio a vedere la bellissima chiesa blu, che è super particolare. Guardate che bella che è, facciamo un giro. Questo centro in realtà è bello che è animato, pieno di gente, pieno di bar aperti e pieno di tutto aperto, di gente in giro, bello così. Guarda chi c'è là! Ed eccolo qui, lui, The Watcher, Kumil. Bratislava c'ha queste statue in giro. E quello che vediamo invece qua davanti è il St. Michael's Gate, quello che si chiamasse, che è praticamente la porta della città vecchia e dove anche tanti tour in realtà suggeriscono di iniziare. E lì a terra si dovrebbe vedere quello che è il chilometro zero. Fabio, dov'è Roma? Qua. E la Puglia? È il KGB pub. Tra l'altro con la faccia del tipo, della tipa che indica di fare Firenze, è bellissima, eh? C'è poca ansia. Ci siamo uniti al free walking tour e l'uomo ci ha detto una cosa molto utile oggi, che questo è il giorno più caldo dell'anno, ma il più caldo nella storia di Scountry. Comunque una cosa che ci facevano notare è quella palla di cannone che si vede lì, che l'ha lanciata Napoleone prima della campagna di Russia, giusto per ricordare il fatto che la Slovacchia si trova nel mezzo dell'Europa e in periodi di pace è una cosa fantastica, in periodi di guerra fa la fine del sandwich di solito. Poverini. Poverini, così belle persone. Diamo un occhio alla piazza che è bellissima, questa appunto è la Main Square e ci faceva anche notare la guida che Bratislava è solo da poco, da quando c'è la Repubblica Slovacca che è una capitale, prima non lo è mai stata ed è proprio per questo motivo che questa è la piazza più grande, non una piazza immensa con dei grandi boulevard ma una piazzetta perché questa appunto era una città difensiva con due linee di mura intorno per proteggerla, ma non è mai stata una città pensata per essere una capitale. Però è bellissima,
Questa è un'antichissima farmacia. È una cosa che ci fanno notare come la scritta farmacia sia in ungherese, in slovacco e in tedesco, e va a segnare come qui, insomma, convivessero tutti questi tre popoli. Fino alla nascita della Cecoslovacchia, quando decisero di confiscare buona parte dei terreni, insomma delle proprietà, alla parte tedesca e alla parte ungarica, perché era la parte un po' più facoltosa. Allora siamo qua alla salita verso il castello, possiamo vedere l'UFO, la chiesa di San Martino e le vecchie mura. Queste qua appunto sono quella parte sopravvissuta dopo che Maria Teresa, per far ampliare la città, decise di far abbattere queste mura, dicendo che ormai non c'era più pericolo. Poi 30 anni dopo passò Napoleone, ma quella è un'altra storia. E adesso Fabio comincia la scarpinata. Ed eccoci qua dal castello, una magnifica view della città. Quindi c'è l'UFO, c'è la cattedrale. Ed eccoci qua dal castello. Ma alla fine sembra anche piuttosto moderno, cioè non è storico. Ecco, in realtà il castello dovrebbe essere grande così, solo che oggi è chiuso, dicono, quindi non lo vedremo. E dentro le torri principali ci dicevano essere un museo, museo di storia, quindi magari chi è appassionato di storia lo può trovare interessante. Altre particolarità è che questo castello è stato ricostruito una decina di anni fa e questo è il motivo per cui è così nuovo. Eccoci qua, siamo alla base del castello di Devin. Qui speravamo di arrivare in macchina ad un'altitudine un po' più similare a quella del castello. Beh, leggendo un po' di recensioni dicevano che lassù bisognava addirittura portarsi una giacca a vento. Io sto pregando che tiri quell'aria lassù, sinceramente. Qui possiamo vedere la morava che piano 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 si incontra col Danubio e poi il Danubio che nasce la via di Vienna continua e se ne va giù fino a Bratislava che va là, poi passa per Budapest, poi va avanti fino ad arrivare a Tulcea.